Cari amici trader, buongiorno. Oggi andiamo a fare l'analisi sulle nostre candele weekly e daily per la settimana che va dal 6 al 10 di dicembre. Partiamo con il nostro euro dollaro. Vedete che l'euro dollaro ieri questa settimana ha fatto una candela doji, vedete questa qui, e è andato a prendere, come avevo detto, quell'1.13844. Ho detto che se saliva poteva massimo andare a prendere la media 200. Questo qua non so se è il minimo di chiusura del G3, comunque c'è tanta incertezza. Il trend alla lunga rimane ancora long. Se guardate il grafico daily, vedete che anche la media 50 nei giorni in corso si è fermata sulla media 50, che ha fatto da supporto. Vedete che le medie sono tutte rivolte verso il basso, e anche l'annuale, il target che avevo dato è 1.11.0.35. La sterlina, come avevo indicato, se vi ricordate, avevo detto che attenzione perché poteva andare a prendere la media 200, cosa che ha fatto. Vedete che la media 200 ha fatto da rimbalzo, e se guardiamo qui vedete che siamo ancora in chiusura del ciclo G3. Vedete che allora sposto, vedete che qua c'è anche l'incrocio. Io ho dato come target quel 1.31.055, siamo a 1.32.315 e ha fatto un minimo a 1.31.940. Vedete che siamo quasi vicini. Se guardate la sterlina sul grafico daily, vedete voi stessi che tutto rimane ancora. Avevo detto che se rompeva questo trend line poteva continuare a scendere, e adesso vedete che anche qui vado a mettere un prossimo target. Vedete che potrebbe essere questo 1.31.978, ma vado a mettere qui a 1.300.342, che è il target di riferimento. Vedete che metto anche qua la freccia, che così potete vedere bene la mia analisi. Poi andiamo a vedere il dollaro giapponese, che questa settimana ha fatto un'altra candela rossa. Vedete, siamo già alla seconda consecutiva. Trend comunque rimane ancora long. Se vedete che qui era partito ad agosto il ciclo, o potrebbe essere anche partito qui, forse meglio a settembre, e per il momento il trend rimane ancora, per me, a mio giudizio personale, ancora long. Vediamo sulle grafico daily, no, vedete che attenzione, sta adesso girando per i prossimi. L'annuale rimane long, adesso potrebbe andare a prendere quel 212.272. Vedremo come si comporterà a questo qui. Vedete che ve lo metto con la freccia a 112.266. E vedremo se lo rompe, potrebbe continuare a scendere. Comunque adesso vedete che siamo in una fase di ribasso, l'annuale comunque rimane long. Dollaro canadese che come target ho dato 1.36.142, sta continuando a salire. Siamo però sempre tra questo, non ha mai superato il 38 Fibonacci. Per il momento suggerisco di aspettare e vedere come si comporterà. Vedete che il grafico daily su un mese, 2 mesi al rialzo. Vedremo che questo potrebbe essere il prossimo target. Vedete che sta anche girando l'annuale, per il momento il dollaro canadese, per il momento che è in continua salita. Poi andiamo adesso a vedere i nostri ratio del gold silver, che è andato a prendere quasi la media 200, se è terza candela positiva. Vedremo cosa succederà a quell'82.200 che io ho dato come target. Vedete che se lo guardiamo sul grafico daily, eccolo, gold silver. Vedete che il gold silver in questo momento continua la salita. Vedete che tutto al rialzo. Vedete che il gold è più forte del silver, e vedete che il target che avevo messo, ve lo vado a mettere qua, e questo qui, questo 82, vedremo cosa succederà qui. Vedete che l'annuale anche lui sembra voler partire verso il rialzo. Il Dow Jones contro gold, vedete che questa settimana vedete Dow Jones, il gold più forte del Dow Jones. Vedete che stanno girando verso il ribasso, vuol dire che è più forza per il gold invece sul mercato azionario, anche se sul mercato azionario il trend di lungo rimane long. Poi andiamo a vedere il nostro platino. Vedete che platino niente da fare contro gold più forte. Vedete che sta ritornando a prendere questo minimo che era stato fatto a settembre. Vedete che qui ha fatto quasi un'aritmia. Vedete che per momento sul platino starei attento, anche se io penso che il platino dovrà partire per forza. Vedete che media annuale
sembra piatta, però attenzione, sembra ingannare, vedete, però un mese, 2 mesi siamo al ribasso e vedremo se ritornerà a prendere questo minimo di settembre. Poi andiamo a vedere adesso il ratio sulle cripto e vedete che Ethereum Bitcoin, vedete che Ethereum rotto quella resistenza che aveva dato a 0,078 e adesso Ethereum potrebbe tornare a prendere questo massimo. Vedete che questo potrebbe essere il prossimo massimo del nostro Ethereum. A 0,86, vedete che lo metto, ci è quasi avvicinato vicino. Ethereum Bitcoin, andiamo a vedere com'è la situazione sull'Ethereum Bitcoin, eccolo qua. E vedete voi stessi che Ethereum c'ha più forza per il momento sul Bitcoin. Il trend è al rialzo e penso che continuerà. Adesso c'è una piccola correzione, ma proprio il trend ricomincerà a salire. Ethereum contro USD, vedete sul weekly questa settimana un'altra candela rossa, è andato a prendere quella resistenza qui a 4698. Per il momento il trend rimane comunque long. Qui vado a spostare questo, se non rompe questo supporto 3633, comunque il trend per me rimane long. Ethereum contro dollaro, vedete che siamo in una fase laterale, vedete che qui non si sta muovendo. Mettiamo questo come punto di riferimento, vedremo cosa succede se rompe questo minimo qua. Per esempio, siamo in una fase laterale, vedete che qui c'era il minimo di settembre, ottobre, novembre, dicembre, dovrebbe adesso chiudere il trimestrale, vedremo dove andrà a chiudere. Comunque l'annuale rimane long. Poi il BTC USD, vedete che il Bitcoin ancora è ritornato, terza candela weekly rossa, vedete cosa succederà qui, vedete che ho messo 46.778 come prossimo un punto di riferimento molto importante. Qualora dovesse rompere quel 46.000, allora potrebbe ritornare al ribasso. E se guardiamo Bitcoin sul grafico daily, vedete che voi stessi adesso siamo in una fase di discesa e guardate che invece l'annuale sembra laterale. Premetto attenzione perché l'Ethereum sarà più forte. Uniswap, un'altra candela rossa, vedete che ho messo questo supporto dinamico, vedremo cosa succede. Per il momento trend al ribasso e per il momento attenzione, non ha voluto mai rompere quei 30. E Uniswap, vedete che ce lo sta confermando, per il momento discesa e sull'annuale siamo in una fase di laterale. Per il momento teniamo, vediamo qui il 17, vedremo cosa succede ai 17 dollari. Per il momento incertezza, per il momento è meglio aspettare oppure comprare e tenere a lungo periodo. Andiamo adesso a vedere le nostre commodity, partiamo con il WHAT che dopo aver fatto quei suoi bei massimi, vedete, ha fatto una bellissima candela rossa. Ecco, attenzione, siamo in un G1 che potrebbe essere questo in chiusura, vedete, non so se è partito qua, 36, potrebbe essere partito questo il G2. Comunque adesso vedremo cosa succederà a 768, vediamo ovviamente se questo è il punto di riferimento. Comunque per me il trend rimane sul wet ancora long e vedete che se vado a metterlo sul wet sul grafico daily siamo in una fase, permetto, ancora di long. La soia dopo aver fatto il suo minimo, questo minimo qua che ha rotto però il minimo della settimana scorsa, attenzione. Per il momento qui siamo ancora in una fase di short di incertezza, quindi suggerisco di aspettare. La soia, se lo guardiamo, siamo in una fase laterale, finché non rompe quel 1291 c'è tanta incertezza, aspetterei secondo il mio punto di vista. Poi il corn, anche lui, il corn io ho entrato questa settimana e dopo l'ho chiuso, ho preso un piccolo stop, vedete che pensavo che continuava, invece vedete ha fatto un'altra candela rossa. E attenzione alla media 50, però il trend dovrebbe essere questo minimo qua, secondo me dovrebbe essere il minimo della ripartenza, però attenzione, aspetterei prima di fare qualsiasi cosa, non mi convince per il momento. E vedete che siamo ancora qui, sembra una fase di long, l'annuale, questo è molto importante, però qui vedete che siamo fino a che non rompe quel 601 che vi vado a mettere qua, inutile parlare, per il momento bisognerebbe aspettare. Il gold che questa settimana ha fatto un minimo, attenzione, guardate, è andato a prendere quel minimo che ho detto io, meno 755, ha fatto 1761, vedete che avevo messo di fare attenzione a quel
questa a supporto, per il momento siamo ancora in una fase di lateralità, di incertezza sul gol, starei molto attento. Vedete che anche qui le medie non ci stanno consigliando di entrare, per il momento attesa. L'argento, vedete che continua sempre a scendere, niente da fare, è andato a prendere la media 21, anche qua vedremo cosa succederà. 21,64, pensavo che questo minimo era un minimo importante, invece probabilmente potrebbe rischiare di andare a prendere questo minimo. E l'argento qua, vedete che continua comunque ancora a scendere. Poi andiamo a vedere il petrolio, petrolio che è petrolio. Un'altra candela rossa, siamo già alla terza, quarta, la quinta, la sesta candela rossa. Avevo dato come target, potrebbe essere quel 54 che io vado a mettervi qua. Questo potrebbe essere il prossimo target della correzione del nostro petrolio. Vedremo cosa succede. Siamo in un G4, siamo in chiusura, per il momento aspetto, non facciamo niente. Vedremo che il petrolio sul grafico daily ci sta, vedete, tutto in discesa, l'annuale è ancora lungo. Vedete che è andato a prendere quel supporto che avevo detto a 61, vedete che ha fatto quel 62,46, un minimo, ci avviciniamo. E per me qua aspetterei prima di fare qualsiasi cosa sul petrolio, non comprare adesso, non ci sono le condizioni. Il platino, niente da fare, continua, è andato a riprendere la media 200, guardate, si è fermata a 919. Per il momento siamo ancora in un G1, per il momento qui aspettiamo, non ci sono le condizioni di entrata. Il platino per il momento rimane ancora in una fase di ribasso. Il caffè, dove io purtroppo l'ho venduto questa settimana, l'ho prenduto in profitto, è andato a riprendere quasi i massimi, continua la sua scalata del caffè. Che continua a salire, e vedete che fino a dove si fermerà, probabilmente il caffè salirà, secondo me andrà a prendere i 279 di sicuro. Il gas crollato, gas, vedete, una candela, crollo totale del gas, ha rotto i 4,84, vedete che se rompeva questo poteva scendere. Vedete che ha fatto come avevo indicato, vedete che il gas sta continuando a scendere, vedete, stanno le medie, stanno rivolgendo, prossimo target 3,71 che vi vado a mettere qua, questo è il prossimo adesso target da monitorare, 3,71. Poi il copper che ormai siamo in una fase di lateralità da tanto tempo, copper non si muove, non ha mai superato i 38 Fibonacci, anche qui copper per me fase di laterale, non ci sono le condizioni di entrate, anche se il lungo termine è long. Il cotone, terza candela negativa, è andato a prendere quel 104. Target dove da spartiacque questo 95-96, per il momento aspettiamo sul cotone di vedere che cosa succede. Vedete che il cotone per il momento sta facendo la sua discesa. Poi andiamo a vedere il cacao che ha fatto un'altra candela, vedete che è andata a riprendere quel minimo qua importante, rotto il supporto dinamico, ha tenuto, però il cacao secondo me al momento è intradabile, non ci sono le condizioni di tradare il cacao. Vedete che, scusate, il cacao non abbiamo le condizioni, vedete c'è tanta incertezza sul cacao, lascerei proprio stare. Lo zucchero, niente da fare, quel 21 che io ho detto non è mai stato preso, vedete che è andato a prendere quella resistenza, quel supporto dinamico, siamo ancora lì fermi, probabilmente aspettiamo a vedere cosa succede sullo zucchero, lo zucchero che al momento sembra in una fase di laterale, lo vedete dalle medie. Termino con l'orange juice che anche questa settimana un'altra candela negativa, niente da fare, vediamo se questo minimo tiene. Per il momento c'è tanta incertezza sull'orange juice, anche qui suggerisco di non toccarlo. Io vi auguro a tutti una buona notte, un buon weekend, a voi e alle vostre famiglie, ciao a tutti.